Ilcomizio.it in compagnia di Davide Caparini, assessore al bilancio, finanza e semplificazione della Regione Lombardia. Ben trovato. Grazie, grazie. Con lei vorremmo partire, o meglio, incentrare la nostra chiacchierata sul suo legame con il suo territorio. Sappiamo essere un legame molto intenso, molto forte, è il territorio della Val Camonica, terra bellissima innanzitutto dal punto di vista paesaggistico, di grande storia, perché è una civiltà antichissima, la Rosa Camuna è il simbolo della Regione Lombardia, quindi meglio di così non potrebbe essere. Una terra che naturalmente, anche per la stagione in cui ci troviamo, fa pensare alla montagna, in particolare non è solo montagna, però la montagna certamente è una componente fondamentale e meravigliosa, anche se ahi noi ultimamente le cose non stanno andando bene, non può essere sfruttato. Regione Lombardia in questo senso sta facendo, oltre ad aver fatto ancora molto. Sì, beh, gente laboriosa, gente che è abituata, essendo di montagna, anche a costruirsi le opportunità in base alle necessità, e quindi questo è il momento che denota la necessità di avere delle capacità particolari, perché in momenti eccezionali come quelli che stiamo vivendo poi serve fare la differenza e serve soprattutto essere in grado di immaginare, di prefigurare e quindi di costruirsi il proprio futuro. È un momento difficilissimo, evidentemente, come del resto tutti noi oggi stiamo vivendo le traversie, le difficoltà, i drammi che questa emergenza ha portato nella vita di ognuno di noi, sia dal punto di vista umano sia dal punto di vista professionale, lavorativo, proprio da tutte queste traversie, da queste grandi sofferenze, io credo che chi come i Lombardi, come i Comuni, come lei faceva riferimento prima, sanno trovare e troveranno poi tutte le risorse e le energie per costruire quello che sarà il futuro, perché poi noi siamo per vocazione abituati a costruire il futuro, a lavorare perché le future generazioni poi possano godere dei benefici di tutto ciò che noi abbiamo costruito, e quindi al lavoro. Questo era anche lo slogan della campagna elettorale di Fontana, che non poteva ovviamente immaginare il dramma che abbiamo attraversato, esatto, però incarna in modo perfetto, io credo, lo spirito lombardo, perché il lavoro poi è la sintesi di tutto ciò che credo noi siamo, perché interpreta il nostro idem sentire e soprattutto la qualità delle nostre comunità. Tra l'altro, mi corregga se sbaglio, quella della Val Camonica, comunità montana più grande d'Italia. Sì, più grande d'Italia, è una valle lunghissima e che quindi riesce ad andare dal 3000 metri dell'Adamello fino al lago di Iseo, quindi raccoglie anche una eterogenicità dal punto di vista ambientale, non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale notevole, perché si va dalla quella che è la costituzione tipica della valle prealpina fino alla montagna vera e propria, quindi anche una ricchezza in un ecosistema comunque chiuso, e questa è una particolarità anche dal punto di vista proprio delle relazioni umane particolare. Ecco, da questo punto di vista, questo mi interessa molto, quali sono le sue relazioni umane con la gente della sua terra, con lo scambio? Lei ha, a parte il ruolo politico, istituzionale, anche una vocazione internazionale per la sua formazione, per quello che è la sua professione originaria, è uno che gira il mondo anche per delle passioni come
come lo sport che l'ha portato, però il legame con la propria gente immagino che sia. Beh, ma la Val Camonica è glocal, cioè sì. Antiliteram, ovvero l'idea di essere una piccola comunità molto forte, molto fondata quindi su dei legami atavici, comunque aperta al mondo. Mi è capitato spesso di trovare in ogni parte del mondo dei comuni che facevano volontariato, ovvero che erano altrove per lavoro, per la loro appunto attività imprenditoriale, oppure perché semplicemente stavano facendo del turismo. Però è una comunità molto intraprendente, cioè molto anche aperta e assolutamente, diciamo, lanciata assolutamente, verso assolutamente, la conoscenza di assolutamente, come del resto la Lombardia lo è per vocazione. Sì, certo. La Lombardia ha questa peculiarità, io credo, di essere accogliente e attrattiva nel confronto del mondo, perché è una terra, la terra delle occasioni, e lo fa ed è aperta indistintamente laddove chi viene è disposto a sposare la nostra visione, ovvero quella di intraprendere, quella di costruire, quella di far parte di una comunità che ha come visione la crescita, l'arricchimento, sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista sociale che dal punto di vista economico, e si arricchisce anche attraverso i tantissimi, perché sono migliaia, non solo giovani che vanno all'estero a studiare e che poi tornano, ma anche tutti coloro che nel mondo lavorano, nel mondo fanno crescere anche altre economie, altre comunità, e che poi tornano con un bagaglio culturale e anche sociale, economico, che è unico. Quindi sotto questo punto di vista, insomma, sia la Valle Camonica nel suo piccolo, ma anche la Lombardia nella sua grandezza, si contraddistinguono. E questo il nostro, ma insomma, basta guardare il Duomo di Milano per capire quanto essere aperti alle influenze, ai contributi, ma soprattutto avere un'identità forte, poi consenta di regalare all'umanità un patrimonio unico. Molto bello questo concetto. Tornando alla specificità della montagna e guardando al futuro, come diceva lei, il futuro vuol dire anche giochi olimpici. Regione Lombardia ci ha puntato da subito molto forte, il presidente Fontana ha investito tutte le energie con tutti i suoi uomini, le sue donne, la sua giunta, per raggiungere questo risultato. È un risultato che in qualche modo viene un pochettino complicato da quello che sta succedendo adesso, però certamente non fermerà quelle che sono le prospettive per valorizzare la montagna e tutto quello che le risorse che la regione può mettere in campo. Io sono convinto che le Olimpiadi saranno l'occasione per dimostrare al mondo ciò che il mondo sa benissimo, ovvero che la nostra regione è leader in tanti aspetti, non solo nell'innovazione, non solo nella cultura, non solo nella produttività, ma anche nell'organizzazione di eventi a livello internazionale. Il Presidente ha colto un'occasione, ovvero la decisione comprensibile o meno da parte di Roma di rinunciare a dei giochi olimpici. Lo ha fatto in tempo reale, perché nella vita poi bisogna saper cogliere l'attimo, e Attilio Fontana lo ha fatto mettendoci da suo, nel senso che vi ricordo, noi le Olimpiadi le abbiamo vinte scommettendoci da soli, abbiamo deciso di metterci tutte le garanzie del caso anche dal punto di vista economico, e lo abbiamo fatto quindi attraverso un'azione poi che ha trovato nel Veneto il partner ideale, ma lo abbiamo fatto da soli.
Dopodiché il governo, diciamo che ci ha seguiti in questa decisione nel momento in cui ha capito che avrebbe potuto essere un'occasione anche legittimamente di visibilità, e questo ci sta tutto, però il merito è esclusivamente da ascrivere a chi in quel momento ha deciso, consapevole della bontà della scelta, di volere con forza un evento internazionale che comporterà, e questo è l'aspetto io credo fondamentale, al di là dell'aspetto sportivo che è sempre importante, e soprattutto in una società globalizzata ha una rilevanza che va al di là di quello che è realmente l'evento in sé, porterà un insieme di infrastrutture fondamentali, soprattutto associate a quello che sarà il post-Covid, perché io ricordo che abbiamo con le nostre azioni ad oggi mobilitato oltre 1 miliardo di investimenti in infrastrutture, cioè noi oggi andremo a investire in quella che è la mobilità sostenibile, quindi in infrastrutture ferroviarie, andremo ad investire in quelle viarie per la sicurezza o per il miglioramento dell'esistente, in più investiamo laddove creiamo opportunità di lavoro, perché ricordo che l'industria dello sci è fondamentale per tantissimi territori, parlavi prima della Valle Camonica, ne è un esempio ovviamente anche la Valtellina, e non era del tutto scontato che Milano Cortina significasse anche Valtellina. Quello è arrivato nel momento in cui una terra, una valle come la nostra ha dimostrato di avere le carte in regola per ospitare le gare, quindi Bormio, Livigno, la capacità di poter oggi già essere lo scenario di gare di campionato del mondo, avevano tutte le carte in regola per fare poi le gare delle Olimpiadi, quindi la dimostrazione di una capacità che trae frutto da un'esperienza, da una tradizione, da investimenti anche del passato. Quindi tutto questo messo insieme certifica una capacità anche di non solo di innovazione, ma anche una capacità di essere credibile a livello internazionale. Perché vi ricordo che insomma, il dossier dei nostri competitors non era poca roba, Io certo. Mi ricordo quando a Losanna venne presentato, insomma non era così scontato che Milano Cortina vincesse la candidatura, anzi erano ben agguerriti, e noi ci presentavamo allora. Sembrava senza l'appoggio dello Stato, ovvero dell'Italia, del governo, e quindi un po' più deboli agli occhi di chi avrebbe deciso nel comitato. Così non è stato, ma proprio perché, come dire, non aggiungiamo altro, così non è stato, e diciamo così, insomma. Senta, da questa visione dei Giochi Olimpici del 2026, messaggio che in questo momento ci vuole. Qual è il suo messaggio ai lombardi per venire fuori da questa situazione per i prossimi mesi, per quello che sarà? Ma i lombardi sono già fuori da questa situazione, nel senso che i lombardi per vocazione pensano al domani. Lo dimostra la capacità con cui nel momento più buio, più difficile, siamo riusciti a metterci insieme, a organizzarci, a rispettare le regole che noi stessi ci siamo dati, perché nessuno ce le ha imposte. Siamo stati i primi ad affrontare in Occidente questa drammatica tragedia. Abbiamo ognuno di noi sofferto nel proprio intimo, nelle proprie relazioni, il dramma del Covid. Eppure abbiamo tratto forza da questa sofferenza e siamo riusciti a creare, perché il piano Lombardia messo in atto da Fontana
non oggi, ma ad aprile, cioè in piena pandemia, c'è chi, come il nostro governatore, ha deciso: mettiamo in campo tutte le risorse a nostra disposizione, perché le passate generazioni ci hanno consentito, grazie all'accuratezza della gestione dei bilanci, grazie alla fedeltà nel pagare le tasse, grazie a tutte le cose che sappiamo e non sto a raccontarvi, ci hanno consegnato la possibilità quindi di investire. Investiamo, creiamo i presupposti affinché quando tutto sarà finito, ovvero quando avremo vaccinato tutti, quindi la pandemia non sarà più che un triste, drammatico ricordo, ci saranno le infrastrutture per poter essere competitivi, magari più competitivi di altri territori che non sono stati in grado di fare tutto ciò che noi abbiamo fatto. Quindi io credo che la Lombardia sia già oltre, perché ha già dimostrato nella sua programmazione, cosa tipica della nostra terra, tipica della nostra gente, di pensare al futuro. Quindi se ci sarà la pedemontana, se ci saranno le nuove ferrovie, se ci sarà l'intermodalità, se ci sarà tutti quei piani di investimento che il recovery, che viene dopo il piano Lombardia, prevedono, ovvero digitalizzazione, ovvero mobilità sostenibile, ovvero integrazione ferro-gomma e quant'altro, ovvero tutto ciò che comporta la nuova sanità, perché c'è una nuova visione di sanità che sta avanzando. Ecco, se ci saranno tutte queste cose già messe in rete, a sistema, già programmate, anzi già in corso di realizzazione, magari finanziate anche come noi auspichiamo sarà attraverso il Recovery Fund, è merito del fatto che i Lombardi, come dire, hanno nel momento della massima difficoltà programmato il futuro. Affrontato l'emergenza, perché questo ovviamente abbiamo dovuto farlo, però anche pensato a quello che avrebbe potuto essere dopo, che doveva essere il dopo per quanto ci riguarda, e l'abbiamo determinato. Questo farà sicuramente la differenza. Questo è il messaggio migliore che volevamo anche ascoltare in questo momento. Grazie all'assessore Caparini. Grazie, grazie a voi.